di illuminazione, dietro c'è anche una luce, in realtà la luce naturale è ancora più bella. La leggo in presa diretta con te, è una pillolina che mi ha trovato Lari. Un mendicante se ne stava seduto sul ciglio di una strada da più di 30 anni. Un giorno un tale gli passò accanto. «Hai qualche spicciolo?» gli chiese il mendicante, tendendo meccanicamente il suo berretto da baseball. «Non ho niente da darti», rispose lo sconosciuto. Poi chiese: «Su cosa sei seduto?» «Non è niente», risponde il mendicante, «solo una vecchia scatola. Ci sono seduto sopra da sempre». «Non hai mai guardato dentro?» chiese lo sconosciuto. «No, perché?» rispose il mendicante. «Ma che pro, tanto non c'è nulla dentro». «Dacci un'occhiata, che ti costa?» insistette lo sconosciuto. Il mendicante sollevò il coperchio e con meraviglia, incredulità e gioia, vide che la scatola era piena d'oro. «Ecco, io sono quello sconosciuto che non ha niente da darti e che ti sprona a guardare dentro, non in una scatola, come in questa parabola, ma in un posto molto più vicino a te, dentro di te». Quante volte accade che non ci rendiamo conto delle attitudini, dei talenti, delle capacità che abbiamo e siamo sempre là a mendicare all'esterno aiuti, conoscenza, amore, qualsiasi altra cosa, denaro, riconoscimento, qualsiasi cosa. Cosa stai mendicando? Cosa stai cercando all'esterno? E cos'è che puoi trovare dentro di te? Perché se lo trovi dentro di te, anche l'esterno te lo farà trovare amplificato. Se cerchi solo all'esterno e sei nel bisogno, prima o poi quel bisogno ti svuoterà le risorse che hai all'interno, perché in realtà saranno sempre lì, ma saranno lì celate. E avere un tesoro e non sapere di averlo, tanto vale non averlo. Quindi fai luce dentro di te e trova in te quelle risorse. Ripeto, se le trovi in te, saranno amplificate anche all'esterno. Ciao, 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 ciao. Sky, 'cause in a sky full of stars.